Buon pomeriggio, anzi che buon pomeriggio, buongiorno, io ero già proiettato al futuro, ero già Che inizio proiettato folgorante. folgorante al secondo streaming che faremo in giornata, perché come probabilmente avrete visto sulle nostre pagine, oggi faremo due stream dedicati a Gears of War 4. Questa mattina sono in compagnia di Valerio, ciao Ciao. Valerio, lo potete vedere qui, è quello bello a destra. Questa mattina vi Futuro. facciamo vedere un Sono po' già proiettato inizio folgorante. folgorante. Aspetta, perché qui devo anche abbassare l'audio. Vi faremo vedere qualcosa del multiplayer, quindi vi faremo vedere la modalità versus e la modalità orda. E quindi mi serviva un aiuto perché da solo ho paura. E Hai scelto quindi quello ho giusto, tra scelto l'altro. quello giusto. Ciao principe, Ciao, ben principe. trovato. Sì, infatti credo che farmi aiutare da Valerio in un multiplayer di questo tipo sia, non lo so, come andare in guerra con Bizio. Cioè, fondamentalmente, dopo 30 secondi sei solo. Almeno non è in prima persona, quindi col pad dovrei riuscire a cavarmela abbastanza. Sì, però, Madonna, sono legnosissimi. Allora, andiamo a vedere subito una partita veloce e sociale, perché è quello che ci hanno consigliato i signori di Microsoft, perché al momento appunto non è che ci sia tantissima gente in giro, dal momento che comunque, insomma, la copia del gioco ce l'hanno i giornalisti e qualche fortunello che è riuscito ad averla un po' di straforo. Abbiamo visto anche che in Italia hanno già rotto il day one. E poi andremo a vedere la modalità Orda, che è modalità Orda 3.0, introduce importanti novità, niente di trascendentale, però insomma qualcosa di nuovo c'è. Nel frattempo che carica la partita vi faccio vedere un po' della personalizzazione, che insomma ho trovato abbastanza completa. Avete la possibilità ovviamente di modificare il vostro personaggio con anche insomma livree, se possiamo Posso farlo dirlo. anch'io, Sì, intanto? puoi usarlo anche tu, puoi usarlo anche tu. Puoi usarlo anche tu. Io mi prendo un Marcus ve vecchio signore, bellissimo. Ma potrete anche personalizzare le armi, bellissime. Figo anche questo. Cioè, ci sono tantissime skin che possono essere. Potete trovare. Valerio, ti vedo male ancora prima di iniziare. Dice il principe, giusto per darti quella spinta che ti serve, no? Grazie. Per darti coraggio. Ma una figata del Comunque, non posso fare multiplayer. una mazza perché non ho soldi per comprare le skin, Giustamente, quindi sei un questa. povero di merda. Per una delle simpatiche novità di questo Gears of War sono le ricompense, sono i pacchetti, come pacchetti di figurine, appunto, che potete andare ad aprire. Basta andare qui sullo store. Io ne ho già un po', anche perché poi credo che fossero inclusi all'interno del codice che ci hanno inviato. Quindi, per esempio, pacchetto Elite. Andiamo a vedere, faccio il figo, si Scusa padroneggia. se ti interrompo, Luca, mi sa che ti si è spostata un po' la schermata del gioco sulla sinistra nella diretta, è possibile? Non lo so, non lo so. Onestamente, non ho toccato nulla. Non so, Principe, mi confermi che, come diceva Valerio, si è spostato un po' sulla sinistra? Sì, perché vedo il bordo tutto preciso, però poi invece il gioco in sé è leggermente spostato a sinistra in alto. Proviamo a vedere. Vai a vedere Forse su un Xsplit. filo sì. Forse un filo sì. Sì, è vero, è vero, è vero, è vero. Esaltatissimo per il gioco che si vede. Beh, Principe, sì, effettivamente a me è piaciuto, devo dire. Avevo un po' di dubbi Sì, gli hai dato perché. un voto veramente da bimbo minchia. E salutiamo Valerio! Salutiamo Valerio! Grazie di essere Grazie passato. per essere passato. La tua utilità, ancora una volta, si è vista tantissimo. Avete visto quante skin fighe, molto zarre, che sono appunto molto zarre, insomma, cose fighissime per Valerio, per tutti gli altri esseri umani, sono delle cose veramente grezzissime, però. Andiamo a aprire anche un secondo pacchetto. Wolfgangstern, meno male che ci sei tu, principe. Sei il solito lecchino, Simone. E qui trovate appunto tantissime cose che vi possono essere utili per personalizzare al meglio il vostro personaggio, ma anche, specialmente per quello che riguarda la modalità Orda, Lancer Tigre ce l'ho doppio, potrete andare anche a sbloccare delle sfide che poi vi faranno acquisire o meno determinati punti esperienza. Quindi anche delle cose che aggiungono veramente, insomma, un tasso di sfida al gioco che, insomma, ma diciamo che male non gli fa. Sento puzza di microtransazione.
Assolutamente sì, amico però mio. estetica, puramente estetica, quindi ovviamente non ci lamenteremo. Sì. Non è puramente estetica. Al momento è così. Però, come stava dicendo giustamente Valerio, andando qui all'interno del menu c'è la possibilità di acquistare dei pacchetti. I pacchetti possono essere comprati o attraverso i punti esperienza, ma da quello che vedo qui solo un pacchetto alla volta. Se volete comprare i 5 pacchetti d'espansione, appunto, dovete ovviamente pagare. Quindi 5 pacchetti, 7,49 euro. Ammazza, megoglioni. Nello store ci sono le mappe che possono essere, vabbè, che saranno vendute separatamente, e poi il pass stagionale che noi ovviamente abbiamo perché siamo dei figaccioni. Forse che è una maglietta autografata, oppure ti manda la sua, devi indossare un busto da T1000 per indossarla. Sei molto simpatico, Simone. Salutiamo anche Simone una volta. Grazie, Simone. Una volta per tutte. Come vedete, io sono già in attesa da più di 3 minuti per... 4 minuti e 45. Esatto, per matchmaking scaduto. Riproviamo, vediamo se questa volta abbiamo più fortuna. Ma infatti, come dicevo prima, effettivamente non c'è tantissima gente che sta giocando. Se le cose dovessero andare male, magari Valerio ci buttiamo direttamente nella horda. Nella modalità horda, che insomma... Oppure apriamo una partita, non si può giocare con i bot? E facciamo una partita noi due? Sì, volendo sì, certo. È un po' triste, però. È un po' triste. Ma perché ci spaccano il culo anche i bot? Ho fatto tutta la mia infanzia a giocare con i bot. Non è che siamo... Perché non avevo amici. No, non è vero. No. Però Strike eravamo in tre e ci servivano i bot per riempire la partita. Mamma, che cosa triste. Che cosa triste. Perché eravamo troppo scarsi per giocare contro la gente vera. Addirittura. Sì. Le tristi storie di Valerio. Le tristi storie multiplayer di Valerio. Giocare contro i bot a difficoltà easy. Valutazione della qualità della partita. Dai, che forse ce la facciamo. Forse. Ma mi sa che è colpa mia perché sono di livello troppo basso e quindi non. Ah, quindi ci stai sfanculando un po' il gruppo. Perché io effettivamente fino a tipo 20 minuti fa effettivamente stavo giocando. Ma tu non puoi scegliere da un elenco di server? No, funzioni un po' avanzate da PCista, ok, ho capito. No, ma guarda, ti dico la verità. In diversi giochi, anche su console, ormai c'è la possibilità di scegliere dal server. Però, cosa ne pensi della versione PC? Ci sono grosse differenze grafiche. Al momento la versione PC non mi si è sbloccata, quindi te lo farò sapere più avanti. Però io ho visto delle anticipazioni, pare che abbiano fatto un porting della Madonna. Cioè, fatto bene? Sì, c'è chi si è sbottonato dicendo che è uno dei migliori porting di quest'anno. No, beh, mai fatto, forse no, però dei migliori degli ultimi anni, quindi c'è una quantitativa di opzioni grafiche tra cui scegliere che veramente manda in brodo di giuggiole i PCisti più assatanati. Sì. Comunque, soprattutto che gira benissimo, ma quello che credo che sia anche merito della Real Engine. Cioè la Real Engine 4, come era il 3, è proprio un motore grafico snello, cioè proprio un motore grafico che gira veramente fluido. Certo. Vabbè, niente, dai, annulliamo, facciamo... Proviamo ad andare sull'orda, va. Vai, come funziona l'orda? Cioè, nel senso, beh, io l'orda so come funziona quella tradizionale. Sei dentro un'arena e arrivano orde di nemici e devi ucciderle un'andata alla volta. Cos'è cambiato nella 3.0? Nella 3.0 rispetto alla... già la seconda... Diciamo che già la seconda versione della Horda ti permetteva di poter, per esempio, avere delle costruzioni, poter installare dei dissuasori, chiamiamoli così, o comunque delle fortificazioni che ti permettevano comunque di cercare di bloccare il flusso dei nemici. A questo giro hai la possibilità di poter, oltre a queste fortificazioni, di poter installare delle torrette, di poter installare diverse cose che funzionano grazie ad un sistema che si chiama costruttore, che tu devi proteggere anche. Ciao Roccia, nel frattempo, che tu devi proteggere e devi anche alimentare, perché funziona con un tot di energia.
Quindi ogni avversario che tu abbatti devi poi passare sul suo cadavere per recuperare questa energia. È un po' una uccisione confermata di Call of Duty, non so se ti ricordi, no? Che dovevi Sì. prendere. Luca ha il tag zebrato perché no, in realtà l'ho fatto perché era uno dei pochi che mi potevo permettere ed era l'unico da Juventino, quindi l'ho preso per quello. Orrore. L'ho preso per quello. E quindi tu recuperi questa energia con cui alimenti il costruttore, quindi più energia hai, più cose ti puoi permettere di costruire. Nel frattempo io, niente, annullo anche questo, ritorno indietro, faccio proprio ospita partita privata. Bravo, perché mi sto un po'. Stavo usando una parolaccia volgarissima, mi sto un po' annoiando. Sì, è Cioè, come nel me. senso, io ti ascolterei per ore Che parlare, stronzo che sei. mentre guardo un menu. Però se posso anche giocare, mi Sarebbe divertirei. meglio. Ecco, qui potete vedere appunto già la possibilità, per esempio, di poter differenziare l'approccio del vostro soldato. Quindi potete dare una classe da cecchino, ingegnere, pesante, eccetera, eccetera. Quindi a seconda di quello che mettete, avete un set di armi, un loadout già predefinito. Qui invece potete inserire i bonus che volete avere, quelle carte famose di cui stavamo parlando prima, quindi 20% di ricarica in più, di Io non ho niente, velocità vabbè. di ricarica. Tu sei povero, quindi Ma niente. perché io posso Comunque, scegliere la difficoltà? Ah no, no, non posso scegliere la tu difficoltà. non Non puoi posso scegliere, fare tu non niente. toccare nulla. Beh, È facile però in questo momento, grazie, apprezzo. Val, dai. Ah, non me l'hai messa normale? L'ho messa Dai. facile? Sì, dai, normale ce la facevo. Bene che sono scarsa, anzi, adesso sto No, zitto. vabbè, è proprio per aiutarti a salire un po' di livello, dai. Bravo, bravo, apprezzo. Sì. Adesso farò figure di merda. No, Beh. dai, cioè, nel senso, ma se attacco un mouse e una tastiera, secondo te l'Xbox se ne accorge? Sì, e ti manda a cagare. Che palle. Ecco, se ho capito, se ricordo bene, in modalità Horda il gioco gira ancora a 30 fps come nella campagna single player, ma invece se giochi online, multiplayer competitivo, scatta ai 60 fps. Mi confermi? Ti confermo, allora sull'Orda onestamente non ci ho fatto caso, se devo essere onesto, però per quanto riguarda il multiplayer sì. Per Gira 30, gira 30. Si vede quanto subito. riguarda il... Sì. Allora, metti in sicurezza il fabbricatore, quindi per prima Io cosa seguo bisogna... te. Tu seguimi, fai quello che fa papà. Come si fa a correre? Ah, così. Ah, cioè proprio i comandi Oddio identici santo, già... al primo Gears of War, che Potresti... quando tu corri improvvisamente si mette in barriera, Sì. in copertura. Cioè, proprio Esatto. stupido. Allora, innanzitutto devi poi trasportare il fabbricatore. Se sono in due, senza una zavorra, bravo, Eccomi qua, mi lo trascini possiamo tu! trasportare in un punto che definiamo noi congeniale. Ok, con anche un Quindi, po' di genialità, ovviamente, in questa scelta. assolutamente del tutto casuale. Ah. Però, per esempio, lo piazziamo qui perché sappiamo benissimo che qui non ci arriveranno mai avversari alle spalle. Ah, ok. E abbiamo i primi 1.000 punti di energia che dobbiamo investire. In questo caso, per esempio, possiamo usare soltanto questa fortificazione che fondamentalmente non ci serve a niente. A noi ci conviene arrivare a tipo 8.000 punti per avere le torrette. Quindi, ora come ora, l'unica cosa da fare è ammazzare gli avversari e accumulare punteggio. Ok, i punti poi appunto li userò per creare delle fortificazioni. Esatto, Da quindi diciamo che dove stanno introduce arrivando? un filo. Beh, io li vedo qui Ma non c'è una mappa? Eccoti. Ma sono dei robot, dove sono le locuste? Ecco. Primo, attenzione! Allora, prima cosa da sapere su Gears of War 4 è che viene introdotta questa nuova tipologia di nemici, che sono appunto questi robot che in realtà rappresentano una versione riveduta e corretta dei COG. I COG, vabbè, poi ne parleremo magari in maniera un attimino più esaustiva questo pomeriggio, perché ovviamente
va a incidere, a riguardare in parte anche il single player, però andata a una completata. Cioè, come hai fatto a fare punti di me che non hai fatto niente? Come? Come hai fatto a fare più punti di me che non hai fatto nulla? Comunque vorrei farti notare che hai fatto tipo 6 punti più di me. Ti vorrei dire che tu dici non hai fatto ah, niente. Ah, io però non ho recuperato neanche un'uccisione. Bravo Valerio. Bravo, ecco, il bello è che l'ho spiegato fino a 3 secondi fa. Sì, lo so, fa. Ma ero concentrato sul cercare di mirare i nemici e non riesco a fare tante cose insieme. Vabbè, come vedete, quindi... Tu sei veramente un fetente, Quindi si recuperano l'energia per il costruttore, però ovviamente noi siamo giovani dinamici e non ci mettiamo adesso a costruire niente, perché comunque non serve assolutamente a niente, anche perché nella prima, almeno fino alla quarta, alla quinta, ma forse anche alla sesta o la settima in questo caso, dovremmo essere capaci di gestire modalità facile soprattutto. Sto morendo. Perché ci sono sti robi? Sì, ci sono sti robi. Termine tecnico. Sti robi. Lui è PCista, va avanti a teraflops e poi sti robi. Non conosco il nome tecnico di queste pallette rotanti. Pallette rotanti. Ti piace di più pallette rotanti? Pallette rotanti sì, mi ricorda Bizio. Guarda. È il Flyers. Flyers è il nostro primo utente di oggi. Grazie Flyers. Supportaci, soprattutto Valerio. Ovviamente adesso, se avete visto, ci sono nuove armi che possono essere recuperate. Avete spiegato a Valerio che non sta giocando a Forza Horizon? Infatti dov'è che si guida? Quanti punti? Ondata 2, vedo i PC, cioè, 5. Vorrei farti notare quanti punti hai fatto e quanti ne ho fatti io, scusa. Assolutamente sì, ma infatti Vale, io ti controllo alla distanza, capito? Cioè, ah, ok. Cioè, io sono come il papà. Muori tu. Sono come il papà che guarda il figlio che cammina per la prima volta. Cioè, io sto a distanza, ti osservo. Ok. Facciamo finta che sia così. Ma se voglio usare un'altra arma... Devi modificare il loadout, lo puoi fare. Ti è dato. C'è il fuoco, amico? No, altrimenti ti avrei già steso. Questo è il protagonista. Questo che stiamo usando in questo momento. Il protagonista si chiama JD. Del figlio di Marcus Phoenix. Lui si chiama JD Phoenix. Sì. James qualcosa. Ogni tanto c'è. Vale, ricordati, bisogna sempre, cioè il nostro fine ultimo è quello di proteggere il costruttore. Che però è di là, quindi dobbiamo anche ogni tanto fare attenzione che non ci arrivi qualcuno a rompere le uova nel paniere. Comunque, cavolo, graficamente è veramente pulitissimo. Sì, come ho detto anche nella... Ah, amico! Stai morendo, amico. Ma sei veramente uno scandalo. No, il problema è che tu dovresti cercare di affrontare il... come si dice? Questo animaletto volante che ha gli scudi. Valerio, ti consiglierei... Ti sarei veramente grato se mi venissi a rianimare. C'è il tipo con gli scudi, arrivo. Tu continua a trascinarti. Io sono sotto di te adesso. Dicevo, su una TV che supporta l'HDR, siccome questo supporta appunto l'HDR, effettivamente bisogna dire che i risultati sono veramente notevoli, ma anche con una semplice TV 4K, dico semplice per tirarmela un po', bisogna dire che hanno fatto un lavoro grafico veramente impressionante. Quello che io ho anche detto nella recensione, che confermerò oggi pomeriggio, è che i primi due livelli, i primi due capitoli sono piuttosto, come dire, un po' sottotono, almeno secondo me, proprio perché non comunque... è esattamente quello che hai detto a me. Sì, ho usato dei termini che coloriti. Sì, un po' un filino più coloriti, però dai, non è che posso dirlo così apertamente. Sì, mo
Guarda. Stai costruendo cose utili? No. Ancora non costruiamo. Costruiamo qualcosa giusto per vedere come si fa. Ma secondo me andiamo a sprecare un po' di. Un po' di soldi. Ah, ok. Un po' di energia. Mi fido della tua esperienza. Sì, vai sereno. Possiamo ancora gestirli, sti stronzi. Il difficile sarà veramente quando inizieranno ad arrivare le locuste. E quello è un po'. Fa un po' appunto il paio con quello che vi. Che stavo dicendo, nel senso che questi nemici robotizzati. Ah, i punti li devo portare al fabbricatore. C'è anche la possibilità di scaricarli automaticamente. Ah, ok, vabbè, adesso vado a portarli, giusto per. No, aiuto. Ok. Fatto. Stavo per costruire, Stavi per costruire? Ti stavi per sbagliare, stavi per. Vabbè. Comunque, dicevo, fa un po' il paio con quello che dirò anche che ho detto in recensione, che appunto ribadirò un po' questo pomeriggio. Nel senso che i primi livelli sono un po' sottotono proprio perché, secondo me, Coalition ha sbagliato nella scelta di questi nuovi nemici. Perché sono lenti, non hanno assolutamente nessun tipo di caratterizzazione molto particolare, quindi sono un po' noiosi. Sia da vedere che da affrontare. Questi robottoni qua. Questi robottoni, sì. Hanno il merito di introdurre alcune nuove armi molto simpatiche, molto belle, anzi, se devo essere onesto. E quello è l'unico merito che al momento gli posso riconoscere. Ma per il resto, devo dire che non mi sono piaciuti per niente. Questo ha un po' inciso sul ritmo del gioco per i primi due capitoli. Poi ritornano un po' alcune cose, ovviamente non vi spoiler più di tanto, però da lì in poi il gioco decolla e fino al quinto e ultimo capitolo rimane veramente bellissimo, veramente splendido. Allora, sarò sincero, ho fallito, non gli avrei dato veramente 2 lire a questo Gears of War 4 da quando è stato presentato, non so perché. Beh, guarda, anche come ho detto in recensione, effettivamente molto ha inciso la beta. Ma anche le presentazioni, cioè comunque quello che mi hanno fatto vedere l'ho trovato proprio banale, non so, per niente. Oh, poi, ripeto, c'ho idea. Idea. Ma bizzo, ma vedi, andare a fanculo. Stavo dicendo, se ti piace lo stile di Gears, questo è, cioè, fa per te. Se non ti piace, lascia perdere, perché non è di sicuro il gioco che ti farà cambiare idea. Certo. Questo è da dire su tutti e su tutto. Poi vedi, cioè, per esempio ho sentito critiche del tipo vabbè, ma nell'anno del Signore 2016 avere ancora le coperture che non si sgretolano fa un po' fa schifo. Però il problema, il punto è che se tu fai una cosa del genere ti cambia completamente lo stile del gameplay. Sì. Beh, poteva essere una scelta interessante per variare un po' il gameplay, però. Infatti, allora io nell'articolo ho fatto una considerazione, cioè l'ho scritto anche nell'articolo e lo ribadisco qui. Se la ritrovate da altre parti è perché me l'ha copiata Roberto. No, stavo dicendo. Aiuto. Dove sei? Dicevo, è da un po' da vedere come un. Mi devo concentrare un secondo perché altrimenti muoio anch'io. Eccoti qua. È da vedere come un Guerre Stellari 7. Cioè, hanno fatto di tutto per riportare la saga a quello che era l'idea originale. E poi da lì in poi procedere. Perché Judgment effettivamente è stato un discreto. Sai cos'è? Judgment era poco ispirato, nel senso che proprio la campagna era noiosetta. A livello di gameplay non mi ricordo se avevano cambiato qualcosa. Beh, sì, guarda, fondamentalmente era una modalità horda che hanno cercato di inserire nel single player, ma in un modo così piatto, così banale, così noioso che non è piaciuto a nessuno, anche per chi magari invece. Anche agli sviluppatori è piaciuto.
Ma secondo me sì, cioè secondo me si sono odiati anche loro. Si sono fatti una doccia, si sentivano sporchi. E poi l'aveva fatto quelli di Bulletstorm, no? O no? Non mi ricordo chi era lo studio, però non erano i Coalition, questo di sicuro. No, no, Coalition è un gruppo, è proprio un team nuovo. Sì. E immagino che dentro ci sia gente pseudo veterani, però. Allora, questo mostro che ho appena ucciso mi dà la possibilità di... se riesco a recuperarlo, ovviamente, ma mi sa di no. Comunque, droppa una delle armi secondo me più interessanti del gioco, che è una doppietta che ha preso quello stronzo di Valerio. Infatti, stavo dicendo, deve essere questa qua che ho preso io. Bastardo. Sì, è una doppietta che praticamente spara sia sulla prima pressione del grilletto che anche sul rilascio. Quindi ha un doppio. Ah, interesting. Sì, ha un doppio sparo, però mi sa che adesso la perdi, perché non mi ricordo se tra una... No, la tengo. Ti piacerebbe, eh? No, nel senso che non mi ricordo se tra un'ondata e l'altra ti rimane oppure no. Sì, mi rimane. Brutto stronzo. Maledetto. Poi per quanto riguarda le mappe, ho rivisto alcune mappe storiche di Gears, alcune proprio del primo, alcune del terzo, veramente molto, molto belline. Adesso non mi ricordo se in totale sono una dozzina di mappe, che però dovrebbero arrivare fino a 24, se non ricordo male, con tutte le varie espansioni che ci saranno da qui in avanti. Vediamo nel fabbricatore, abbiamo... 6500 punti, dobbiamo arrivare a 8000 per portare a casa almeno la prima torretta, quindi dobbiamo aspettare ancora un po'. Ok, se uccidi Valeria la prendi tu. Beh, vedi, ecco, sto morendo, aiuto. Vedi, aiuto. Vedi che il principe porta alla mia attenzione alcune considerazioni davvero molto... Lo dico apertamente. Non mi vieni a salvare? Val, sarei leggermente impegnato. Dai. Guarda che ti sento urlare medico. Toh. C'è sempre questo difetto che quando ti vengono vicini è impossibile mirare. Veramente sì, fa... soprattutto non ti accorgi mai se ti arrivano alle spalle. Cioè non hai degli indicatori di niente. Quindi sì, è un po'... Cioè è un po' legnosino, Cioè, comunque no, si viene, ma assolutamente sì. Assolutamente, infatti, cioè, stavo dicendo, io non sono un grande amante del multiplayer di Gears, dico la verità, cioè è troppo legnoso per quelli che sono i miei gusti, però insomma devo dire che alla fine quando prendi un po' la mano effettivamente insomma ti permette di fare delle cose un po' abbastanza simpatiche. Infatti il mio consiglio, Val, appena puoi, prova a modificare un po' la sensitivity, perché un po' ne riesci a recuperare un po' di reattività. E chiedo scusa se ho detto sensitivity. Come direbbero i veterani del multiplayer su PC. Che palle sto robottino, è veramente fastidioso. Ok, allora se lo prendiamo, se tu lo distrai da quella parte, se lo sto distraendo, bravo. Ok, perfetto. Contento? Molto. Faccio una domanda stupida per un gioco simile a questo. Si vedrà mai Half-Life 3? Beh, ormai credo proprio di sì, dai. Sì, prima o poi lo faranno. Prenderanno il coraggio a due mani e lo faranno. Perché o prendono il coraggio a due mani o i fan della serie prendono i testicoli di Valve. A due mani. Ecco, ci sono degli ostacoli che non si possono superare. Fantastico. Non hanno ancora imparato a saltare i personaggi di Gears of War. No, assolutamente no. Beh, il problema è che hanno delle armature veramente pesanti. Vabbè, non è un problema per Master Chief. No, beh, Master Chief è potenziato. Non è mica un coglione qualsiasi. Scusa. Non ho capito. Perché vuoi dirmi che quei muscoli che hanno questi sono normali, non sono bombati sti tipi? Tu non mi hai mai visto in déshabillé. Allora, qui ci sono questi simpatici esserini che sto affrontando in questo momento. Dove sei?
che sono il classico pain in the ass, come direbbero gli amici d'Oltralpe. Francesi. I francesi, sì, i cugini. Come direbbe la pulzella di Orléans. Ti è piaciuta? Bello. Cioè che ancora si deve chinare. Sì, è un po'... Vabbè, giustamente secondo me hanno scelto proprio un gameplay assolutamente... No, ma... quasi talebano, diciamo. L'ho detto, Val. Quasi giapponese. Non hanno rischiato niente. Neanche... l'ho scritto, non hanno rischiato una singola riga di codice. È... quando l'hanno fatto, tipo l'inserimento, l'introduzione di questi nuovi nemici, secondo me hanno un po' sbagliucchiato. Quindi in realtà i decoration non sono capaci. No. Cioè, capaci sono capaci. Okay. Solo che, te l'ho detto, l'ottica con cui è stato fatto il gioco è riportiamo a casa la saga. Poi penseremo al resto, ci penseremo dopo. Che... da una parte secondo me è giusto, secondo me da una parte è giusto, perché secondo me con Judgment molti avevano iniziato a dire ok, la saga è finita, ha fatto il suo tempo, eccetera eccetera. Invece vedi una cosa molto bellina, per esempio, che hanno fatto, che faremo vedere questo pomeriggio, hanno almeno all'inizio, giusto per far riprendere, ecco un'uccisione bella sanguinolenta. Ecco, non manca il sangue. Ah, amico Valerio! Ma non manca il sangue. Non manca il sangue, quindi... oh, madonna, sì, io quell'arma l'ho odiata. Perché è figa, ma è lentissima. Miglior giocatore, come se fosse strano. Ciao, Blu! Blu Neon! Veterani, quelli vecchi di merda, vecchi da merda, piacciono la PC, se vi farò quelli doppiatori del 2, no, idea, per favore. Si svegli, Mr. Freeman. Che scandalo, ti ricordi? Non lo so, non ho mai giocato in italiano. Ah, ecco. E l'ho comprato su PC, l'ho comprato su PC e non era stata tradotta la versione originale. Vabbè, perché secondo te io l'ho comprato su PC. 360? Ma no, su PC, giuro, io non ho mai sentito parlare in italiano. Io ho dato per scontato che la traduzione italiana l'avessero fatta per l'Orange Box. No. C'era anche nell'originale, allora non mi si è attivata, non lo so. Assolutamente sì. Non so, non... ma una roba che definire oscena è poco. Ok, io adesso provo a recuperare nuovamente, provo a riandare di nuovo. Oppure se ci sei tu vicino, Val, prova a vedere se magari riesci a far vedere qualche... cosa devo fare? Andare a costruire? Sì. Io ma devo andare là, no? Ovviamente anche qui c'è la ricarica attiva, quindi per ricaricare dovete agire come... non come ho fatto io in questo momento, perché altrimenti l'arma vi si inceppa per un attimo. E cosa costruisco? Ma però una torretta. Ci sono diversi... 10.000. Uso quasi tutto, vabbè. Ok, quanto siamo? A 11.000, adesso 1.000. Perché ho usato la torretta. Vabbè. Però vabbè, ci sta, dai. Ma sì, cioè noi investiamo, capito? Ah, la devo usare io la torretta, non è automatica? Cioè, sia quella automatica... sia quella invece manuale, che è quella che ho fatto io. Perfetto. Che costa di più, se non mi sbaglio. Ah, fantastico. Quindi si è andato a scialacquare i soldi. Scialacqua. Che tanto poi ci penso io a portare il soldo a casa. Bravo. C'è anche le munizioni contate. Fantastico. E poi? E poi niente. E poi, ecco, non scialacquare almeno in quello. Comunque devo dire, poi anche per quanto riguarda il singolo, vabbè, tanto ne parleremo in maniera più approfondita stasera, è molto bello. Io, ecco, vi stavo dicendo prima una cosa molto simpatica che hanno fatto, è proprio all'inizio del gioco, anche proprio per farvi prendere un po' la mano col sistema di controllo e tutto il resto,
vi permettono di combattere alcune battaglie storiche dell'universo di Gears, no? Quindi gli dei vi fanno vedere proprio il giorno dell'emersione, quindi la prima volta che si manifestano le locuste, uno scorcio delle guerre del pendulum, eccetera, eccetera. Quindi chi Ah, conosce la saga di come sei Gears? preparato sulla saga? Beh, io ho anche letto un po' i libri. Boh, Ma è così bella la storia? Non so, io non l'ho mai è molto visto. strutturata. Cioè, secondo me sì, cioè, almeno a me è piaciuta abbastanza. Poi, magari non è il massimo della fantascienza, per carità. Ma tu cosa stai facendo? Scusa che non Io sto sento cercando di sparare. buttare giù il più cattivo che hanno a disposizione. Che ovviamente ho buttato giù perché sono. Boh, ci rimangono due nemici. Io non so dove sei tu. Perfetto. Sono dove ci sono i due nemici. E sono anche morto. Ma come il corpo a corpo, con che tasto si fa, giusto per curiosità? Devi pre. B. Ah, ok. E attivi la. Allora, tiriamo su Val. Facciamo una fatality. Se premi Y fai la fatality Ah, e. ecco, invece ho fatto. Vabbè. Ciao Allora. principe, sì, li ho giocati tutti io, ti dico la verità, non era neanche mia intenzione, però proprio casualmente tutti i Gears me li sono fatti io. E qui comunque alla distanza saltano fuori i veri valori. Vabbè, è andato a costruire la torretta inutile. Come inutile. È abbastanza inutile. Comunque se non mi sbaglio le ondate dovrebbero essere Guarda, ti circa una lascio l'overkill trentina. che prendo l'hammer bolt, non so cos'è. Hammer burst, scusa. Sì, io invece, boh, non lo so, sono un fedelissimo dell'arma classica di Gears, perché la trovo una delle più belle ed equilibrate che abbiano mai fatto. Mi piace veramente tantissimo. Ma questa è la modalità storia o multiplayer? Se fosse il multi mi pare abbastanza noioso. No, Blu, cioè non è esattamente nemmeno il multi, è la modalità orda. Quindi devi sopravvivere alle varie ondate di nemici che ti arrivano. Concordo con il fatto che magari possa essere un po' noioso. Noi stiamo giocando comunque a modalità facile, quindi cioè, effettivamente ci stiamo un po'. Insomma, stiamo un po' cazzeggiando, dai, diciamola così. Se hai la possibilità di giocarla con amici e. Soprattutto se magari la giochi ad un livello di difficoltà un attimino più impegnativo, ti posso assicurare che ti diverte. La modalità multiplayer abbiamo provato prima, ma effettivamente c'è poca gente in giro, siamo stati un po' sfortunati. Stiamo giocando anche alla modalità facile Shit. perché è anche probabile che l'impossibilità di trovare delle persone No, sono molte morto, mi persone respawn. online è perché Valerio attualmente ha un livello un po' basso. E quindi magari giocando un po' sul facile lo portiamo su e può essere un po' più utile anche in multi. Dubito, però. Dubito sull'utilità di Guarda Valerio. come ti ho salvato. Ma che salvato! No, il multiplayer è bello, cioè è adrenalinico, frenetico. Stai sempre un po' sul chi vive perché effettivamente. Almeno io non mi accorgo mai dei nemici che ti arrivano alle spalle o comunque insomma un po' nascosti. E quindi boh, c'è sempre questo clima di incertezza che a me piace, però ecco, sulla lunga distanza non sono mai stato uno che si è spupazzato per anni Gears, per dire. Però conosco gente che ci è veramente Assolutamente sì, dato di matto per il tantissima, multiplayer. tantissima. E io credo che a questo giro, secondo me, Microsoft punta molto anche sul cercare di portarlo a livelli di pro gaming, tornei e cose del genere. Anche perché poi, insomma, comunque hanno visto che questo mercato, cioè il mercato del pro, sta iniziando a diventare molto interessante. Non so se avete visto cosa tutto è stato fatto per Call of Duty qualche tempo fa, e insomma vi renderete conto che insomma,
le cose stanno diventando importanti. Facciamo una bella uccisione, bella, spettacolare. Avete visto comunque l'intelligenza artificiale delle locuste è sufficientemente sviluppata per far sì che magari si aiutino tra di loro, se uno è in difficoltà vanno a recuperare il compagno nemico. Però, ripeto, noi stiamo giocando a un livello di difficoltà facile, quindi insomma, non ci possiamo aspettare grandissime, grandissime cose. Va Mamma bene. Mia. Oh, cavolo, ho giocato bene a sto giro, però sei forte, bravo. Beh, vabbè. Abbiamo ucciso lo stesso numero di cattivi. Perché te hai così tanti più punti? Beh, dipende poi da quelli che ammazzi. Cioè, se ammazzi un granatiere, prendi più punti se non ammazzi un cazzone qualsiasi. Cioè, è come se tu ti confronti con me, parlare... Cioè, se ammazzano te, loro guadagnano... Cioè, se parli con me, acquisisci più cultura che non parlando con Bizio. Ah, ho capito. Più saggezza, più... un po' di tutto. Bizio, scusami, non ho visto la domanda. Bizio a questo gioco ci potrà giocare, non è in prima persona. Però richiede una certa abilità, lui è proprio impedito. Quindi... Usti, è arrivato un elicottero. Cioè, le locuste hanno imparato a costruire gli elicotteri? Stai scherzando, hanno fatto un corso. Per fortuna che ho costruito una torretta con la quale sto abbattendo questo simpatico elicottero. Ovviamente, come vedete, stile di gameplay, anche e soprattutto nel singolo, è questo spara e ripara. E qui un po' ritorniamo al discorso di prima, cioè se avessero fatto le coperture che si sgretolavano, cioè effettivamente questo gameplay non ce l'avresti avuto, avresti avuto una roba completamente diversa. Poi per carità, potrebbe anche essere stato più figo, sarebbe potuto essere più figo, però era una roba differente, quindi... A questo giro dovevano recuperare un po' il terreno perduto, e quindi giustamente. Ecco, io qui da qui ho preso 2000 punti, non so tu. No, io non così tanti, ho fatto tutto io il lavoro, porca puttana. Val. Tu schiavo, io. Spostati che devo ammazzare io. Facciamo un po' di overkill, che mi piace veramente un casino questa. C'è un altro. Ah, nella nostra versione c'è un po' un problema di traduzione. Il sì è un su. È un su. Non si capisce chi l'abbia tradotto, però. Sappiate che se volete potete anche disattivare la. Potete utilizzare il filtro violenza, però. Sarei proprio curioso di sapere chi lo fa. Vabbè, se devi giocare davanti al tuo bambino. E il mio bambino sopporta. O sopporta o se ne va. Poverino. Poverino un cazzo. Oh oh. Che succede? No, sono arrivati in due belli cattivi. C'è uno corazzato qua. No, ho incastrato l'arma. Shit. Ma, quindi però sei ancora vivo. Val, mi sa che facciamo quest'ultima, poi proviamo. Riproviamo un attimo il multi, perché. Sono molto d'accordo. Oh, nel frattempo facciamo complimenti pubblici a Valerio, che ha fatto un gran concerto. Di cui ha parlato anche il buon Enrico Ruggeri. Già. Soddisfazione. Sono morto. Sei morto? Cioè, morto no, però. Sei in difficoltà. Serve aiuto. Dai. Sono in difficoltà. Mi vieni ad aiutare? Vale. Ti sto venendo incontro, Che bravo. Cascasse il pennellone di Bizio se non vengo ad aiutarti. Sono a terra. Bravo. Anche perché faccio il punteggio. Che fetente. Però no, non vanno a distruggere il occhio alle spalle, Val.
Presumo che sia un cioè qualcosa Perché è legato parte. al livello di difficoltà, perché Certo. in altri livelli ci vanno e come. Certamente. Yeah. Ah, ecco chi è il. No, Giusti. comunque, devo essere onesto, non reputo il voto da bimbo minchia. Secondo me, no, secondo me è molto meritato. Cioè, secondo me è molto meritato. Cioè, ovviamente hanno giocato sul facile, dai, era il compitino semplice semplice, ma era dovuto, secondo me. Era anche altrettanto semplice fare casino, insomma, dai, diciamolo. Per sbagliarla. Il rischio era dietro l'angolo, secondo me. Ma infatti, cioè, ripeto, loro sono partiti già col piede sbagliato perché quando hanno fatto la beta, insomma, noi per primi abbiamo detto, cazzo, questa, cioè se vanno avanti di questo passo, viene fuori una cosa abominevole. Invece poi si sono ripresi benissimo. Ma tu stesso infatti hai detto, pur non seguendo bene non seguendo molto lo sviluppo, hai detto, cioè mi sembrava che stessero rischiando di fare la cagata del secolo. Duemilaquattrocento punti. Ok. E allora, Ok. obiettivo sbloccato anche. 4% all'inizio. Vabbè, perché le prime 10 ondate. Sì, 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 esatto. sì, sì. Va bene, dai. Allora, faccio una domanda seria. Non avendo giocato nei precedenti, ok, vabbè, Vizio, in realtà non ne avrei dovuto parlare. Cioè, nel senso che di una cosa del genere, magari ne avrei potuto parlare Comunque ho fatto quattro livelli, quindi possiamo anche Ok. considerarci soddisfatti. Torno al menu principale. Ok. Sì, lo puoi giocare. Ovviamente alcuni riferimenti te li perdi. Però, come dicevo, all'inizio c'è tutta la possibilità, c'è un preambolo, o uno spiegone, come direbbero quelli di Boris, dove comunque puoi capire esattamente che cosa è successo prima di quel momento, preciso momento storico, e addirittura ti viene data la possibilità di rigiocare alcune battaglie classiche. Quindi, insomma, un po', c'è la scusa per riprendere in mano i comandi o per imparare i comandi, un po', ti permette appunto di poterti ambientare proprio il setting storico di tutta la saga. Quindi, sì. Perdi un po' di cose, però sì, cioè te lo puoi godere assolutamente. E anche in questo, secondo me, sono stati veramente molto, molto abili. Madonna, ma sta sempre a lamentarsi questo qui. Io non lo invito più. Vizio. Ma chi è che si lamenta? Perché? Questo vizio. Non Io lo so. non ho neanche una monetina, comunque, non mi ha dato niente. Cioè, se vai nello store non hai punti? Strano. No. Vabbè, pazienza. È andata così. Mi è andata così, valido. Che vuoi farci? Sei uno schiavo. Confronto punti abilità. Grazie anche per la velocità. Oh, dai. Comunque, credo che fosse così già anche nel 3. Se in una partita multiplayer mancano dei giocatori, viene compensato dai bot. Così, butta dentro bot un po' a. Però botta dentro. Però non l'ha fatto perché prima non ci ha fatto partire. Ma perché probabilmente proprio. Allora, vediamo un attimo. Questo è il mio diario di guerra. 4.000 punti, sono un soldato. Vabbè, queste sono tutte le mie mostrine. Questo cos'è? Quando esce? Sefer Fichir. Settimana prossima, l'11, se non ricordo male.
Anche se poi effettivamente il day one è stato ampiamente rotto. Perché già ieri è in linea con il terzo. Sì, mi pare di sì, Fabiox. Mi pare proprio di sì. Mi pare proprio di sì. Facciamo ospite a partita privata. Ma non ci sono altre modalità che puoi provare a lanciare? Allora, quando tu fai il versus sociale, lui ti va a beccare. Ah, ok, qualsiasi cosa. Sì, ti va a beccare un po' qualsiasi cosa. Quindi. Siamo uno contro l'altro, attenzione! Che caga. Bello, io sono i mostri. Oh, cosa? Il Cosa facciamo? mio Deathmatch? pad ha smesso di funzionare. Ah sì? Ah, Cazzo, deve essere un virus. come era successo a me? Quindi? Quindi, boh. No, adesso stai facendo qualcosa, no? Sì, no, ora sì, ora sì. Ah, ok. Speravo di poter inserire io a mano. Cosa faccio? Entro nella tua squadra o giochiamo uno contro l'altro? Ma come vuoi, per me è Ma la stessa cosa. sì, sfidiamoti. Ovviamente perderò perché non posso contraddire Allora, il mio. riempi con i bot, mettiamo attiva, difficoltà bot, la mettiamo al normale. Sì. Mi sento confident. Posto. Dai, iniziamo così. Vediamo un po'. Sì, il pad ogni tanto mi dà. Vero? Che Buono, bello. eh? Io comunque ce l'ho collegato col cavo. Ma anche io, la cosa più assurda è quella. Ah, buono. E sarà il cavo allora che fa un po' Non so. cilecca. Se vi può interessare, ecco, come un pirla, ho preso la stessa mappa, la prossima cambiamo, giuro. No, che pacco. Vi dicevo, se vi può interessare, ore di gioco stimato più o meno 8, tra le 8 e le 9, dipende se andate molto in giro a ricercare i collezionabili e tutte queste menate qui che ovviamente insomma vi portano via un po' di tempo. Collezionabili non sono più come la ricerca delle mostrine come negli altri, ci sono altri tipi di collezionabili, insomma. Non so se voi siete più. Se siete affini a questo genere di cose, io non le sopporto. È una roba che lascio al buon Roberto. No! Sono stato ucciso. Ma. Che figata. Allora, le fatality, io le chiamo così. Dei vostri avversari sono delle figate cosmiche, davvero bellissime. Uccidi Valerio senza pietà. Sì, la mia intenzione è proprio quella. Anche perché mi devo. Ho di che vendicare. Che due palle, però. Ci devi arrivare. Ci devo arrivare, cazzo. Mi sa che i tuoi sgherri ti proteggono alla grande. No! Oh, ecco. No! Shit! Dai, ragazzi, che siamo in vantaggio. Forza locustes. Bravo! Oh, iniziamo a far capire, ecco, un po' di cose. E che cacchio. Anche questa modalità praticamente prevede un tot di numero di rientri. Se non state nei rientri, ovviamente avete perso. C'è l'headshot? Cioè, c'è una differenziazione tra le parti che colpisco? Lo noti moltissimo quando hai il fucile da cecchino.
No, per aiutare uno sono morto. Niente. Come si fa a capire chi sta vincendo? 9-4 cosa vuol dire? Il numero di rientri. Ah, ok. Fanculo. Bravo. No, fanculo. Ah, Shit. proprio sotto i miei occhi. Pecchia. Comunque, cavolo, 60 FPS è un'altra roba, però mannaggia loro. Anche se non li vedo così costanti, eh. Però potrebbe essere non colpa del gioco, in questo caso. Ma non lo so. Muori, muori! Muori, muori! No, no! E indovina chi è stato? Sì, però non vale. Amici! Oh, no! Ho notato che mira sempre alle parti basse. Beh, è una mia rivalsa. Cioè, Si è scollegato là. oggi che cazzo, c'è un virus sui pad? È una roba. Vede che Microsoft ha fatto qualche aggiornamento. Vedi, adesso per esempio sono morto per un headshot pazzesco fatto con il fucile da cecchino e quello è assolutamente letale, perché al primo colpo sei proprio morto. Ecco, noi abbiamo finito per esempio i rientri e quindi ora come ora è un 2 contro 2. Shit! Qualcuno ha sparato un boom shot e ci ha fatto fuori in due. Fantastico. Però siete messi molto meglio perché noi, allora, la mia squadra praticamente è rimasto solo un giocatore. E voi siete in 4. Quindi. Brava la mia squadra. Scusami, Fap. Stiamo giocando su One. Stiamo giocando su One. Abbiamo perso. Abbiamo perso. Valerio sa fare il calcolo degli FPS in tempo reale. Ha una versione di Fraps collegato proprio sulla retina. Beh dai, cavolo, la differenza tra i 30 e gli 60 si nota, oh. Dei cali si notano. Beh, boh, sì, si nota, si nota. Poi soprattutto se hai un monitor come il mio che è a 144 Hz. Ah. Poi magari è Peccato che collegato in poi non hai il VGA. PC per giocare, esatto, per giocare a 104. Che gioca e gira a 15 fps. Ah, ma ci sono delle torrette, ecco perché qualcuno fa il furbone. Magari è quella che hai posizionato tu prima, ti rimangi che smerda. Spoiler. Questo giro non stiamo giocando bene, eh. Ragazzi, mi state deludendo. Ecco, bisogna dire che delle volte i bot sono un po' stupidi, cioè stupidi nel senso, è anche un po' stupido il sistema di gioco, nel senso che i bot parlano, ma anche quando state giocando in singolo, cioè vi capiterà che delle volte voi non avete visto un vostro avversario, però sentite dire qualcosa e vi accorgete della sua presenza. Non sto facendo niente, non riesco a trovare. Riesco solo a Meglio, scappare. meglio, meglio, Val, scappa, scappa, è una vita in fuga. Ecco, io se c'è una cosa che non sopporto di Gears è la modalità di lancio delle granate che. Ma quanto è fastidioso. Ma perché ancora non hanno messo un tasto per lanciare le granate? Cioè, oddio, c'è, però il punto è che devi fare tutta la preparazione, Appunto, il appunto. lancio, eccetera, eccetera, e ti porta via 2 ore e nel frattempo così. Ah, mi hai ucciso tu, vecchio bastardo. Muori.
Eh sì, mi sa che a questo giro avete quasi finito già i rientri, noi siamo ancora a 10. No, Aspetta a cantare vittoria. vabbè, quello no, però. Bravo, compagnuccio, bravo, 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 bravo. Compagnuccio! Non c'è modo di comunicare con i bot, vero? Mi pare proprio di no. Ma che non ci sono qualche Metti qua la shortcut a testolina. questi? Tiri. 9 a 1, dopodiché. Ciccia. La Madonna, ma gli ho sparato un sacco di proiettili in Ma faccia. guarda, anche io in questo momento gli ho praticamente scaricato l'arma addosso. Lui ha fatto lo stesso con me, solo che io sono partito 10 secondi prima e alla fine ho perso io. Vabbè, che te devo Queste dire? sono le cose dell'online che mi fanno incazzare. Quando ti sembra che lo stai ammazzando, invece non muore e poi muori tu. Ci sta, Comunque ci io sono sta. morto, non posso più rientrare. Non posso prendere il controllo di un bot? Dolore, no. Bene. Poteva essere figo, però. C'è un cecchinazzo. Ah, potrei cambiare equipaggio. Vediamo un attimo allora. Ma mi metti i nomi, io che cacchio me ne so. Beh, c'è cecchino, quindi. O scout. Eh no, perché mi dice proprio i nomi delle armi. È l'Enforcer, mi sembra, quello da cecchino. No, l'Enforcer dovrebbe essere quella doppietta bellissima. No, Ah, ok. Il Gnasher? doppietta. Anche quella, Hammerbust. Doppietta. No, Hammerbust è Il Lancer un. è quello con la sega, no? Sì. Ok, il Lancer ci vuole, per forza. Bravi, bravi. Pareggio. Valerio, lascia fare i bot che è meglio. Mamma mia, ragazzi, che prestazione imbarazzante sto giro. Allora, cambio equipaggiamento. Adesso facciamo questa che dovrebbe essere. Adesso non mi ricordo se si vince di due, quindi dobbiamo vincere altre due partite oppure no. Non morire. La Madonna, che cazzo di arma c'ha questo? Sei tu? Questo sono io. Culo. quello è Che comunque c'è Gnasher. il 76%, stavi morendo, eh. Sei un po' scagattato. Me la son fatta un po' nella mutanda, dai, dico la verità. Mi ha dato molta fiducia il commento di Romolo. Che cosa ha detto? Ha detto no, appunto, lascia fare i bot. Comunque, ripeto, approvo moltissimo la scelta che hanno fatto sul non voler snaturare praticamente nulla. Poi questo pomeriggio, come vi dicevo, andremo a provare invece vi faremo vedere il singolo, sperando che ci sia qualcuno con Beccati me. questo. Sperando. Conviene giocarlo con mouse e tastiera? Beh, se hai la possibilità di giocarlo su PC, tendenzialmente ti direi di sì, anche se secondo me i controlli su pad per quanto riguarda un gioco come Gears of War sono praticamente perfetti. Cioè, però voglio dire, è innegabile che aumenti in Imprecisione. precisione. Poi magari in reattività forse no. Però in precisione non c'è molto di cui discutere, onestamente. Avete visto? Adesso si è sbloccato un cancello dove mi è stata data la possibilità di poter recuperare un fucile da cecchino, poi invece con lo stronzo di Valerio. Guarda, sono morto solo per il gusto di ammazzarti, in realtà. sì. Urone uscirà anche su PC e addirittura se, siccome questo gioco appartiene al
Play Always, adesso non mi ricordo come si chiama, Play Anywhere. Play Anywhere, di Microsoft. Se acquisti la versione digitale di Gears of War su console, automaticamente sblocchi anche quella su PC. Quindi hai due giochi praticamente al prezzo di uno. Gioco, stesso gioco su due piattaforme. E ovviamente c'è il crossplay. Ci upa. Usti. No, siamo in svantaggio. No, aspetta, crossplay, perdonami, non nel multi, Sicuro? crossplay. No, mi pare che non ci sia. Mi pare. Crossplay nel senso multiplayer PC, non mi pare che l'abbiano inserito. Cazzarola fetente maledetto. No, venitemi a salvare! Non voglio morire, no! E sono piccole soddisfazioni, No, ragazzi. stiamo perdendo. Vabbè, è andato. Non è che stiamo perdendo. Abbiamo perso. Vabbè, dai. Quindi la prima me l'hai fatta vincere giusto per darmi l'illusione che Sì, vinci. beh, dai. Però ho anche sbloccato un achievement. Però, Joker, puoi giocare indifferentemente su una piattaforma o sull'altra, puoi portare i salvataggi su una piattaforma o sull'altra, quindi insomma hai un ciclo continuo di gioco, diciamo così. Che insomma è anche una delle figate, diciamo, di questo Play Anywhere. Un'altra modalità? Cosa offre la Un'altra casa? modalità, a parte il deathmatch a squadre, c'è il dodgeball, la mia squadra per me, c'è corsa agli armamenti, che è molto simpatica, ci possiamo mettere il re della collina, il classico King of the Hill, dove Ok. devi mantenere il controllo di una certa area. Cambiamo mappa, che ne dici? Ma è quasi quasi. Un'ora di live sulla stessa mappa diventa un po' Un po' pesante. pesante, ne mettiamo una a giorno, oppure mettiamo Ruderi, che è una classica mappa di Gears, quindi insomma chi conosce apprezzerà. Il gioco quando Devi metterti in squadra uscirà insieme. l'11, Urone, uscirà l'11. Ragazzi, se ancora non avete messo il like al canale, ovviamente fatelo, perché fa veramente molto piacere se diventate i nostri utenti. Ciao Blu. Grazie, magari se hai tempo questo pomeriggio fai un salto alle Sì. 4, facciamo un'oretta di singolo, giusto anche per non spoilerare troppo. Non so se lo farò in compagnia sempre di Valerio o di Roberto. Comunque anche nel singolo c'è la possibilità di giocare in cooperativa e quindi Anche faremo split appunto. screen. Va C'è anche lo split screen, ma insomma bene, fa è roba piacere per perché poveri. beh, se uno ha un TV gigante, no. Però è figo, dai, comunque. Nel senso, io so, cioè quando hai un fratello, nel senso io non ce l'ho, però Oh, aspetta, immagino quelle fallo. famiglie cosa. No, torno un attimo alla lobby perché mi ero dimenticato di inserire i bot. Stavamo facendo Ah. uno contro uno, poteva risultare un po' noioso. Un po' noioso, sì, esatto. Vedermi morire tante volte poteva essere un po' noioso. Vabbè, grazie per la fiducia. Comunque, modalità, vabbè, quella di prima, comunque questa cosa dei respawn è. Nel senso, non è usuale, che vabbè, immagino che Call of Duty ce l'abbia una roba simile. Non lo so, mi pare di no. O Nel senso che vabbè, io comunque, azzarderei che non l'ho mai vista prima, però non sono un grande giocatore online, quindi sicuramente da qualche sicuramente altra parte. da Gears of War 3 c'è. Sicuramente Ah, ecco. c'è. Poi non so se ci sono, se l'avevano portato anche prima. Io ovviamente, come in tantissimi giochi, poi mi dimentico tutto. Grazie Urone per essere il nostro nuovo Game Surfer. Yeppa. Grandissimo. Sapete come mai non si può acquistare in digitale tramite tipo tramite Instant Gaming?
Ma acquistare in digitale in che senso? Cioè lo puoi acquistare, però ti si sbloccherà al day one. Se è quello che intendi, Urone, non, forse Ah, e non l'ho se ben invece capito io. Instant Gaming è uno di quei servizi tipo G2A, allora forse perché non esistono ancora codici vendibili. È probabile. Che Come belli che siamo noi. da quel rubone di Fabio. Che ormai mi sta espandendo, ormai è proprio alla conquista dell'est Europa. Oggi Sì. lo sentivo fare discorsi di sai quanto costa aprire un ristorante da queste parti? È diventato un manager a tutti gli effetti. Ecco, il King of the Hill, devo dire, mi piace molto. Dovete ovviamente andare a Eri tu? presidiare un'area. No! Quali sono le ultime da Fabio? Fabio sta bene. Ripeto, si sta espandendo nel mercato dell'est. Sta ovviamente mantenendo alto il valore dell'Italia in termini di conquiste amorose. Almeno lui così la racconta, poi non sappiamo se è vero, non abbiamo fonti ufficiali. No, Dai, eccoci qua. però. Dai, sta lavorando bene. Tra l'altro, poi insomma, tra non molto ritornerà in Italia, almeno per quanto riguarda. Sarà la Games Week, quindi. Ah, ma una volta che ho conquistato un punto, ce ne sono altri da conquistare o è sempre lo Sì, stesso? vedi che c'è un countdown, quindi lo devi mantenere fino a quel momento, poi cambia Ah. zona e ti devi spostare, quindi ricominci tutto da capo in pratica. Non si capisce assolutamente niente, io sto sparando a Yeah. caso. Che casino. No, no, no. Beh, vabbè, comunque considera sempre che c'è sempre un tempo di conquista, cioè fai i punti in base a quanti secondi comunque stai Certo, beh, immagino che all'interno. non te lo dia a te tutto, visto che l'ho conquistato tutto il tempo io. Potrebbe anche essere per simpatia. Poi se fa una cosa come Quantum Break fra un anno si troverà su Steam, ma la vedo difficile. No, in questo caso sarebbe veramente Boh, difficile. dipende, cioè nel senso che comunque il motivo dell'arrivo di Quantum Break su Steam, È che non è un gioco magari Microsoft. no, più che altro è perché hanno fatto veramente hanno Vediamo se riesco fatto a invaderlo da morto il tuo. mai nella vita, non te lo permetterò mai. Però ci ero riuscito, eh. No, no, no! Però ti ho ammazzato io più prima. E adesso ti ammazzerà il mio bot. Cazzo, ma che fai? Prevedi il futuro, bastardo. No, stavo dicendo, l'arrivo su Steam di Quantum Break è anche perché di fondo cioè, non ha venduto praticamente niente, cioè ha venduto Sì, è andato pochissimo. male. Ma da quello che so io sì, anche se poi era uscita una news un po' di tempo fa che diceva che aveva venduto abbastanza bene, ma cioè, secondo me era una cazzata immensa. Io ho visto i dati di vendita. E non puoi pensare che con tipo 200.000 copie vendute un gioco del genere possa essere considerato come un successo o nemmeno un risultato apprezzabile. C'è dell'astio in quello che ha fatto Comunque non male. sono stato io, no, non ero Ah io. no? Ah, quindi vabbè, No. comunque tu mi hai tolto un Sì, bel po' di ti ho vite poi. ucciso dall'istanza. No, fanculo. E niente, comunque, dicevo, Fabio sarà alla Games Week, quindi nello stand di Fate un salto alla Games G2E. Week, ragazzi, perché ci si incontra. Ecco, forse non me e Bizio, perché forse no, quest'anno non andiamo. Oh, dai, alla fine vi Sì. dite, insomma. No, è anche probabile di no, quindi. Ah, sono fumogene, ma vaffanculo. Sì, le bombe, quelle vere e proprie, le trovi all'interno della mappa, ma. Un gulo vale quanto sei cattivo. Cattivo sì, un bastardo proprio. Sì,
State vincendo, È chiaramente una modalità che si sposa meglio col mio stile di gioco. No! Vai, 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 perfetto. Comunque i bot si comportano bene, No, no, l'intelligenza artificiale non è per nulla da sottovalutare, devo dire che... Sai, al giorno d'oggi non è così scontato, Boh, oddio, vabbè, alti e bassi, alti e bassi, però, cioè, ci sta, secondo me. Ecco, questa... Continuo a non essere io, però, a darti il colpo di grazia. Qui avete preso il largo, secondo me avete portato a casa la vittoria. No, shit, no. Io lo dico così per tirarvela, però. Sei ai santini, sei. È che non mi rendo conto, 55-81, credo che siano proprio i secondi di permanenza all'interno delle aree. Sì, probabilmente sì. Dov'è il prossimo? Sei tu. Perché ti sentivo... novità su Mafia 3, cosa vi aspettate? Allora, gigantone, te lo dico in estrema franchezza. Mafia 2 esce domani. 3. No, scusami, Mafia 3 esce domani. C'è un... Vedo un bug clamoroso. C'è un mio compagno di team che galleggia in aria. Non ci sono state date le copie. Questo... Non è mai un buon segno, però non vuol dire. Potrebbe niente. Essere un caso, potrebbe essere un caso, però se dovessi parlare proprio per l'esperienza di questi anni. No, ti volevo fare corpo a corpo. 9 su 10 c'è qualche problema. E io oggi ho visto uno streaming di uno streamer francese. Che vabbè, diceva Ilia. Plein de bug. Quindi boh, è probabile davvero che ci siano problemi assortiti. Io spero di no, perché Mafia, cazzo, cioè, è uno dei giochi che più aspettavo quest'anno. Sì, addirittura. Beh, a me la saga è sempre piaciuta molto. Il 2 non mi è piaciuto tanto, però insomma riconoscevo il fatto che fosse un bel gioco. Sono un coglione, fondamentalmente, ecco. Però boh, cioè, insomma, aveva del fascino. Sarà che mi chiamo Gambino, quindi insomma, mi riporta un po' alle origini. Però speravo davvero che potesse recuperare un po' quello che insomma era stato perso nel 2. Cacchio, Valerio, avete preso davvero il largo qui. Mi spiace. Tu e i tuoi mostri. Che bravi che siamo. Comunque mi piace che mi fa giocare con le locuste. Sempre avuto debole per queste. Cioè, secondo me è un character design veramente figo. No, è fighissimo. Cioè, infatti, ripeto quello che ho scritto in recensione, che dirò stasera. Cioè, le poche cose che non mi sono piaciute sono proprio quelle che si discostano dal aspetta che arrivo no, me l'ha rubata al monte. Le poche cose che non funzionano, che comunque non mi sono piaciute, sono quelle che si discostano di più dalla classica iconografia. Ti è piaciuta? Sì, bello, bravo, mi piace. Grazie. Iconografia di Gears, questo è un peccato, cioè, comunque voglio dire, sì, posso cambiare nulla per migliorarlo. No, ma per carità, cioè di cose migliorabili ce ne sono tante, o comunque di cose che avrebbero potuto cambiare ce ne sono davvero tante. Sono tante che secondo me non le hanno fatte con molto criterio. Cioè, tu prendi un character design come quello delle locuste, che tra l'altro è anche fighissimo proprio da guardare, e ti trasmette poi anche un certo senso di... no? Cioè, ti ritrovi davanti dei mostri che sono cattivissimi. Quello dei cog robotizzati
È una merda. È una... Boh, è veramente, è banale, ecco. Diciamo banale. Cazzo, non ho visto che eri tu, perché altrimenti ti avrei fatto. Infatti, fuori. Dicevo, che strano che mi uccidi così. Ti avrei. Sottovalutando la situazione. Ti avrei segato via le parti più importanti. No. L'hanno fatto invece con un design, boh, a mio avviso, brutto, sbrigativo. Senza nessun tipo di fascino e di cura. Ecco qua. Lo state recuperando, eh. Uè. L'attacco frontale non è stata una buona idea. No, ma secondo me è anche il figo proprio di questo gioco. Cioè, che veramente è che puoi. Puoi fare degli agguati veri e propri. Con cattiveria, sì, Romolo. Con cattiveria, poi nelle prossime settimane magari vi diremo anche perché sono particolarmente cattivi. No, no, ecco, vedi, questa è una cazzata grande che ho fatto. Anche questa ho fatto, stavo facendo una cazzata grande. Amici! No, ho fatto una cazzata, perché non ti ho ammazzato del tutto? Mi sono fatto prendere dalla foga del momento. Cazzarola, ci avete superato, eh. Sì. E quindi niente, dicevamo Mafia, boh, aspettiamo a domani, domani arriveranno le promo e io comunque l'ho preordinato, quindi me lo andrò a comprare. Comunque esce proprio domani, no? Esce domani, sì, assolutamente. E quindi boh, vi faremo sapere. Già, infatti stavamo pensando di fare un live già direttamente domani mattina. Se riusciamo a stare nei tempi, lo facciamo volentieri. No, alla fine no. Dai ragazzi, non mi deludete alla fine. No, ma... amico, cheat. Amico. Ma... ah, ecco. Stavo per dire che ho delle merde come compagni di squadra, invece poi... Dai. Ma dai che... Dai che ce la possiamo fare, dai che ce la possiamo fare. Ma c'è un tempo limite o bisogna arrivare a un tempo? Boh, finché non iniziano a sanguinarti le pupille. No! Ma non ci credo! Ma dai! Ma vada via il chap, va proprio. Gigantone 88, il nostro nuovo game surfer. Grazie Gigantone. Vabbè. Senti, ancora? Cosa vuoi fare? Ma no, io direi cambiamo mappa. Cambiamo modalità. Ma tra l'altro ancora. Sì, beh, 10 minuti sono già quasi l'una. È già comincio quasi a avere l'una. Fame, sai com'è? Sì, comincia ad avere fame. La mia prostata comincia a urlare. La mia invece continua a fare la sua funzione, quindi sono tranquillo. No, soprattutto perché sto bevendo come un disperato, per cui io non so quale sia la modalità dodgeball. Elimina la squadra per vincere un'incisione e riporta in vita un compagno di squadra. Ah beh sì, è esattamente come il dodgeball. Cioè? Beh, allora, palla avvelenata. Dimmi che hai visto il film Dodgeball. No. Temevo questa domanda. No, non l'ho mai visto. No. Luca, io ho visto un sacco di film che non hai visto, quindi non è che perché adesso ne hai trovato uno che non ho visto puoi fare. Sì, ma cioè non è un film, è il film. Esagerato adesso. No, vabbè, comunque se hai possibilità di recuperarlo, guardalo, perché fa è un capolavoro di Ben Stiller, ma veramente proprio. Minchia, se poi sei di Ben Stiller sicuramente non lo vedrò mai. No, fa troppo ridere. Autonomia un'ora, no Romolo, non è questa idea, sto, ti ripeto, guarda, sto bevendo come un disperato, di tutto e di più, per cui, mamma mia. E però spiegava le regole del dodgeball, diceva che se tu elimini un avversario, se hai un tuo compagno di squadra che era stato eliminato in panchina, lo recuperi, quindi fondamentalmente così. Ok. Un po' complicato, comunque ok. No, quando arrivi al livello massimo puoi rifare, no. Imparare a usare il fucile Gnasher a distanza ravvicinata ti aiuterà in tutte le modalità versus. È come dire l'acqua è bagnata. Fabio ci sta ostando.
Non mi sta facendo le salire di livello. Non ti sta facendo salire di livello, probabilmente. Perché sono partite private. Sì. Sì, fondamentalmente così. Anche questa mappa mi piace veramente tanto. Fabiox, grazie, gentilissimo. Ci sta ostando il nostro amico Fabiox. Ah, grazie. Ah, porca merda. Si poteva dire porca merda? Sì. Ecco, io infatti adesso credo che ho la possibilità per di rigenerarmi in automatico, perché avevo già fatto fuori uno dei vostri. Bene. Adesso che sono morto, cosa succede? Allora, se... Allora, io non lo so se tu ti stai già rigenerando oppure no. No, no. Perché siccome noi siamo in 5, finché uno dei tuoi non ammazza uno dei miei, tu rimani fuori. Ok, visto che state vincendo... 5 versus 1... È un po' dura che... Eccoci. A posto. Quindi avete vinto questa partita. Esatto. Ah, ho capito. Questa modalità può essere particolarmente lunga, ma anche particolarmente corta. Io non ho fatto una uccisione, quindi allora neanche una morte. Bella questa mappa. Può usare lo stesso account live? No, ma infatti ti ha risposto correttamente Bizio. Sì, no, questa mappa è bella e se non mi sbaglio questa è del 3. Il Gears of War 3. Però anche voi, se vi fate ammazzare così facilmente, e anch'io se mi faccio ammazzare così facilmente, indovina da chi? Lo so che eri tu. 2-0. Ho come l'impressione che se è un 3-5, ah, so. So. Ragazzi, dobbiamo vincere. Forza, bot. Andiamo. Bravo, dillo alle locuste, tue amiche. Battlefield 1 lo prenderete? Sì, no, sì. Lo prenderò, non ci spero tanto, ti dico la verità, io non sono un grandissimo appassionato dei lavori dei DICE, se devo essere sincero, però lo prenderò. La beta mi è piaciuta nei suoi limiti, però mi ha divertito abbastanza. Cioè, ecco, vedi, io volevo lanciare una mina in... Oh, Madonna! Mamma mia! La Madonna! Ma gli ho scaricato addosso un... Ma vaffanculo, va. Come ha fatto a non morire? 62% di danno, ma col fucile a pompa la stavo prendendo. 7 colpi gli ho sparato in faccia. Ma va, cioè. Ciao Gregory. Questa mappa non è del 3. Allora, guarda. Ciao zio. Io mi sembra di ricordarla del 3. Cioè, o è questa o è una veramente molto simile. Però mi pare che questa fosse in Gears of War 3. Rigenerazione. Sì. Siamo 5 contro 1. Dobbiamo cercare, ovviamente qui ora, dobbiamo cercare di non morire. Vabbè, ma io come faccio? Da solo stavo riuscendo a ucciderne una. È andata così. Bravi, dai, del Kong. Andiamo a mangiare, era per finire in fretta. Era per finire in fretta. Va bene, ragazzi, allora, vabbè, grazie. Player divertente, dai. Sì. Sì, molto divertente. Allora, io inizio con ringraziarvi, perché l'ultima volta Bizio ha detto che non ho ringraziato nessuno, invece non è vero. Ho ringraziato e salutato, però no, scherzi a parte, nella diretta, quando ho staccato con XSplit, ha tagliato proprio la connessione, quindi... Però se riguardate la registrata, la trovate tutto. Noi ci vediamo alle 4, perché vi facciamo vedere appunto l'inizio della campagna single player. La giocherò o con Valerio o con Roberto o con Valerio e Roberto. Adesso vediamo un attimo come organizzare. Sì. Beh, Valerio, dopo questa prestazione vedo hai bisogno di aiuto, quindi pensavo dicessi dopo questa prestazione sono piacevolmente sorpreso. No.
E quindi niente, ragazzi, ci vediamo alle 4 per giocarci un'oretta di multiplayer. Io vi saluto, buon pranzo e ci vediamo più tardi. Ciao. Ciao! Ciao ciao. Risaluto. Ciao! Così Bizio è contento e non mi cazzi.